Cantonon, Tony Lavananta e Aro Vainio, principi di Varenne. Dal cilindro del velocissimo tracciato transalpino, infatti, i drivers citati si sono imposti rispettivamente nella Coppa del Mondo della KZ1, nel titolo europeo della KZ2 e nella corona continentale della KF3. Protagonista su tutti, però, è stato senza dubbio il pazzo meteo che ha accompagnato team e piloti nell'arco di un lunghissimo, infernale e interminabile fine settimana. Un weekend in cui purtroppo i piloti di casa nostra hanno tribolato non poco, irritati e indispettiti anche da qualche sberleffo francese, operato, a detta di numerosi presenti nel paddock, da commissari tecnici e sportivi. Sorpassi fin troppo azzardati, tamponamenti rimasti impuniti, caos frizioni riemerso prepotentemente e che ha mietuto vittime eccellenti, anzi praticamente una sorta di vera e propria carneficina fra i big della KF3. Tutti più o meno fuori regola col numero dei giri, al neonato controllo della chic FIA, supporto digitale tecnico fornito dal celebre costruttore Alfano. Un gioiello per carità, ma forse inadatto in un sabato caratterizzato da un diluvio di proporzioni epiche. E sull'asfalto viscido poi, si sa, basta davvero niente per confondere il nuovo e rivoluzionario controllore. Insomma, i futuri pezzi da 90, italiani e non, ci hanno lasciato le penne. I nomi? Fra frizioni, incidenti e assetti in crisi, figurano Camplese, Ceccon, De Vries, Ghirelli, Beretta, Maxa, Agostini, D'Agosto e altri solitamente a combattere nelle posizioni di vertice. E davanti allora? Vainio e altri suoi connazionali finlandesi a menar le danze. Per la cronaca, Vainio ha avuto la meglio sul connazionale compagno di marca Johnny Wiman e sul russo con licenza italiana Daniil Kvyat. Meno caotiche invece le situazioni nelle due categorie della classe col cambio. La KZ2 ha salutato la doppietta del Boy Energy Kevin Jansen, che ha così festeggiato sotto la tenda Fly col neocampione 2008 e compagno di squadra Lavanant, piazzatosi secondo in gara 1 per poi amministrare con l'ottava posizione finale nella seconda e ultima corsa del weekend e di campionato. La KZ1 ha invece evidenziato ancora Tonon. Il belga della CRG è stato capace di piegare l'ardua resistenza di tutti i big, a cominciare dai due onnipresenti Marco Ardigo e Davide Forè, che hanno completato nell'ordine il podio davanti al sempre piuttosto Coco Koslinski. La palma della sfortuna invece va senza ombra di dubbio a Nicola Nolet, che scattato in prefinale dall'esterno della prima fila accanto al poleman di Casatoni è poi stato costretto al ritiro per la rottura della catena. Sentiamo come si era espresso nell'immediata vigilia. Tante sorprese nella classe col cambio, Coppa del Mondo KZ1, Varenne, Francia, la lieta nota è senza ombra di dubbio Nicola Nolet, che partirà davanti. Nicola. Sì, certo, è stato un inizio, diciamo, al di sopra delle aspettative. Non aspettavamo sicuramente di ottenere un risultato così buono per adesso, chiaramente, visto il 27esimo tempo in prova. Siamo molto speranzosi per la prefinale finale, anche se il tempo è cambiato rispetto alla giornata di ieri, in cui pioveva. Adesso ricominceremo comunque totalmente da zero visto il clima asciutto, però comunque siamo molto speranzosi. Tutti si augurano il sole, tu invece col bagnato vai comunque. Sì, diciamo, in queste condizioni abbiamo dimostrato di andare molto forte sul bagnato e a recuperare la bellezza di 20-22 posizioni sullo schieramento di partenza, quindi direi sicuramente molto forte andavamo sul bagnato. Nell'immediata vigilia delle prefinali abbiamo raccolto umori e sensazioni con alcuni big della serie. A voi quindi la Vox Populi con alcuni dei protagonisti, sfortunati e non, della classe regina. Come velocità e percorrenza di curva con il telaio abbiamo migliorato molto confronto alle ultime gare, quindi in questa gara penso che possiamo sfruttare il nostro materiale. L'unico problema è che nelle manche come è venuto a piovere e quindi alla prima curva sono stato buttato fuori sia nella prima che nell'ultima manche. Ho fatto bene la seconda manche che sono partito secondo. Vediamo, adesso parto 14esimo, se il materiale funziona, le mosse che mi hanno fatto stamattina nel volo funzionano, verremo su. Purtroppo è successo un po' di confusione alla prima mancia sotto l'acqua dove siamo fermati in parecchi, forse in quel momento abbiamo anche sospeso la gara perché tanti big, appunto di quelli che possono aspirare a vincere, sono rimasti coinvolti. Io ero uno, diciamo, di questi e per via di questo incidente ho preso purtroppo 17 penalità che sono state poi pesanti al momento per quanto riguarda la partenza della prefinale. Insomma, parto 12esimo sapendo comunque di disporre di un mezzo, almeno per quello che si è visto stamattina, insomma secondo tempo al warm up a pochi centesimi di gol, penso che abbiamo la possibilità di risalire
Ciao a tutti, sì, abbiamo avuto qualche problema in qualifica che ci ha costretti a partire dalle retrovie, però abbiamo recuperato molto bene nelle masse sul bagnato ieri e abbiamo rimontato fino a rientrare in 18ª posizione in griglia per la finale e mi sa che dall'ultima posizione delle qualifiche abbiamo fatto un gran passo in avanti, cioè siamo riusciti a recuperare, quindi diciamo che è andata molto bene per noi. Beh, io speriamo che per la gara vai bene spazzare e speriamo per la finale. Il mio obiettivo oggi è vincere per la squadra incredibile. Ce la metterò tutta. Ieri abbiamo subito un sacco di problematiche dovute alle condizioni meteo che hanno condizionato praticamente tutti i nostri piloti, però diciamo che Norma è riuscito a salvare un po' di più la situazione, però oggi con l'asciutto credo che possiamo dire la nostra e giocarsela fino in fondo. Intrepid punta fortemente su Nato, ma su quali altri cavalli in ottica 2009, visto che ormai comunque siamo agli sgoccioli di questa stagione? Ma chiaramente abbiamo dei contatti nuovi, però penso sia un po' prematuro parlare per il momento. Okay. Beh, dall'inizio stavano andando ottimamente perché con l'asciutto eravamo sempre tra i più veloci, i primi 5-6, poi appunto è venuto il problema del meteo e ha condizionato diciamo molti, perché molti pretendenti comunque sono anche fuori dalla finale, quindi è già molto per me essere in finale. Poi questa prima esperienza con la KZ1 è già dura di per sé, però sto dando il massimo. Io parto ottavo e spero di rimontare nei primi tre per sperare qualcosa per la finale. Gare a parte, questo kart è preparato bene da... È un po' romanista, però dai, tra 15 giorni e 3 settimane non ci parliamo più, perché sì, la Champions League è rimasto il paese mio contro la S Roma, quindi ci pigliamo la guerra proprio. È il meccanico più basso che ho avuto nella mia vita quello.